Ma che cosa bisognerebbe fare attualmente, proprio praticamente, misure da decidere a stretto giro per contenere il contagio? Guardi, purtroppo il virus non lascia spazio a soluzioni creative. Ci sono due cose da fare, bloccare le possibilità del virus di trasmettersi e quindi misure di distanziamento sociale, di blocco della mobilità e vaccinare quante più persone possibile. Non ci stanno altre opzioni in questo momento. Quindi praticamente lei dice senza una nuova stretta il virus non rallenta. Sì, però mi pare che il CTS e il governo in questo momento siano in sintonia e guardi, per la prima volta mi pare di vedere che ci sia un approccio proattivo. Non scordiamoci che le misure restrittive sono state applicate a ottobre quando i casi già avevano raggiunto 20, 25, 30 mila casi al giorno, diciamo. Quindi considerando che questa è la variante inglese, diciamo, perlomeno stiamo cercando di agire in maniera preventiva. E poi vedo Professore, ma anche molto. lei dice che siamo in tempo, visti i numeri, vista la situazione e considerate, diciamo, le indiscrezioni che sappiamo sulle misure che tra poco vedremo al DigiWall con la nostra Katty Riga? Ma guardi, paragonando su quello che è successo in Inghilterra, direi di sì, perché in Inghilterra ha implementato misure estremamente restrittive, molto simili a quelle della zona rossa, quando i casi avevano già raggiunto 45.000 e poi la settimana successiva sono arrivati quasi a 80.000 e hanno avuto 2.000 morti al giorno. E io penso che dobbiamo far tesoro dell'esperienza dell'Inghilterra e credo che queste misure, se vengono prese questa settimana, siano sicuramente molto più tempestive di altre che sono state prese in passato. Sintetizzo bene se dico che bisogna decidere entro questo fine settimana, quindi siamo in tempo sostanzialmente, in Sì, questo beh, senso, con le diciamo. indiscrezioni. E poi devo dire che vedo con molto favore un cambio di valutazione dell'indice di contagio, cioè passando dall'RT all'incidenza per 100.000 casi per settimana. È meno preciso, però sicuramente permette di adattare misure in modo più tempestivo. Guardi, l'RT, la valutazione dell'RT è un dato che è preciso, ma ci dice quello che è successo 10-12 giorni fa. Quindi è come guidiamo una macchina guardando uno specchietto retrovisore. Prendiamo le decisioni su quello che era successo 10 giorni prima. E purtroppo abbiamo imparato, il virus si riproduce in maniera esponenziale e non è che si possono prendere decisioni su quello che è successo 10-12 giorni fa. Quindi anche questo lo vedo come un segnale positivo. Quindi finora abbiamo sbagliato, professore? Ma guardi, è difficile dire che abbiamo sbagliato, abbiamo fatto quello che era possibile, determinate decisioni sono state a mio avviso discutibili e poi sa, col senno di poi tutti quanti sono bravi, insomma bisogna stare lì poi per prendere le decisioni giuste. Allora, professore, i Però giornali sono... Dica, scusi. è chiaramente, ecco, vedo che c'è, se non altro in questo momento, più la consapevolezza di decidere rapidamente. Poi guardi, poi alla fine le misure sono le stesse, non è che cambiando il governo cambia pure il virus, eh. Però ecco, se non altro l'approccio mi pare più tempestivo. I dati anche dell'Inghilterra dimostravano che queste varianti hanno una maggiore contagiosità tra i più giovani, in modo particolare tra i 5 e i 18 anni, cosa che per esempio era più rara nelle varianti precedenti. E questo chiaramente è un elemento di grande preoccupazione, perché questi bimbi poi riportano un'infezione a casa Eh e sì. Sì, chiaramente l'unico modo per bloccarli è fermare le scuole. Ma voglio commentare quello che ha detto lei a proposito delle misure di tracciamento che aumentare la capacità di fare test in modo particolare molecolari, diventeranno sempre più importanti perché noi stiamo facendo tutta questa pubblicità e generando queste aspettative per raggiungere questa famosa immunità di gregge. Beh, quando si raggiunge l'immunità di gregge, se noi ci leviamo le mascherine e eliminiamo tutte le misure di distanziamento sociale, l'RT è uguale a 1. Che cosa vuol dire? Che se io ho 10.000 persone infette in una settimana, la settimana dopo ce n'ho altre tante 10.000, perché con l'RT uguale a 1 una persona infetta un'altra persona. Per abbassare l'RT sotto 1 e quindi arrivare a una situazione in cui la trasmissione è vicina allo zero, bisogna fare fondamentalmente tre cose: o di mantenere determinate misure di distanziamento e di protezione, come per esempio le mascherine, vaccinare più persone, oppure
aumentare la capacità di interrompere la trasmissione e quindi fare tracciamento e aumentare la capacità di fare tamponi, che saranno anche estremamente importanti, perché quando avremo raggiunto questo livello, non è che tutto il resto del mondo a quel punto è vaccinato, noi dobbiamo difenderci dal il rientro del virus e ancora in modo particolare dal rientro di varianti resistenti al vaccino, altrimenti Professore, a risentiamo. proposito delle varianti, mi dice una cosa, ma con le varianti che conosciamo più o meno, perché di alcune sappiamo qualcosa, di altre sappiamo molto meno, la distanza, l'uso delle mascherine è cambiato qualcosa in questi criteri? Cioè prima ci dicevamo più o meno il metro e mezzo di distanza. Siamo più o meno a quella distanza lì o dobbiamo aumentarla? Guardi, siamo più o meno a quella distanza lì, non è che cambia perché quello, la distanza dipende dalla dimensione delle goccioline. Quello che cambia è che chiaramente degli errori che in qualche misura erano tollerati con la variante precedente, con la variante inglese non sono tollerati perché ha una infettività molto più elevata, che in parte è dovuta alla carica virale, in parte è dovuta alla capacità del virus di infettare le cellule e quindi chiaramente sa, una persona non è che è esente da errori 20, 24 ore al giorno per una settimana. Con un Chiaro. virus che è più infettivo basta anche un piccolo sbaglio che prima in qualche modo era perdonato e si infetta. Ecco. Per questo che l'automatismo secondo me è molto importante, perché non passa attraverso un processo decisionale, si diventa regione rossa quando si arriva a una certa soglia, punto. Ma guardi, il virus si sposta con le nostre gambe, quindi chiaramente lo spostamento della diffusione del virus dipende dai livelli di mobilità e questa è una delle ragioni perché il CTS in questo momento ha anche proposto di diminuire la mobilità nelle zone gialle. È chiaro che l'effetto è una diffusione che sembra più veloce, ma fondamentalmente se noi non ci spostiamo la variante non si sposta fondamentalmente, questo è il concetto e questo Chiarissimo. è anche il concetto che deve ispirare la presenza di varianti resistenti al vaccino. Se emergono queste varianti, non bisogna permettere che queste si diffondano al resto d'Italia. Grazie Emanuela. Professore, secondo lei può aver inciso su questo numero alto di contagi anche il fatto che abbiamo fatto ricorso ai test rapidi, che lei odia praticamente perché hanno una scarsa, insomma, affidabilità, diciamo così? Guarda, io non è che li odio, io inorridisco quando vengono utilizzati nel modo sbagliato e ci sono innumerevoli casi che dimostrano che questi test hanno una bassa sensibilità, se usati nel modo sbagliato contribuiscono a diffondere il virus, specialmente nelle comunità. Guardi, poi adesso tra poco faremo un annuncio ufficiale che ci sono delle varianti che sono totalmente invisibili ai test rapidi e questo pongono un problema serissimo di sanità pubblica. Quindi tra poco avremo il lavoro scientifico messo a disposizione di tutti quanti. Voi chi? Voi Università di Padova? Ma Noi Università di questa è Padova, enorme sì. questa cosa, professore, perché in effetti noi quei tamponi, quei test lì li facciamo entrare nel calcolo poi della percentuale dell'indice di positività che calcoliamo ogni giorno e soprattutto li usiamo per filtrare. Guardi, inserire i test rapidi nell'indice di positività è uno sbaglio. Primo, perché i test rapidi non vedono alcune varianti. Secondo, perché le persone che fanno i test rapidi. Professore, abbiamo perso il collegamento con lei, quindi proviamo velocemente a ripristinarlo. Katie Riga, velocemente il modello americano che pare stia funzionando con ricorso ai militari. Esatto, fino alla settimana scorsa si guardava il modello Israele, adesso si è aggiunto un altro importante paese. Più vaccini che contagi negli Stati Uniti, il grande sorpasso grazie ai team militari. Sì, l'America al giro di boe, dopo aver mantenuto a lungo il triste primato di paese con più positivi al mondo, il numero di immunizzati supera finalmente quello di chi ha contratto il virus, ma come? Con uno sforzo enorme ottenuto mantenendo aperti 24 ore su 24 gli spazi adibiti a vaccini di massa e spesso e soprattutto con l'aiuto dell'esercito. Tonia. Professore, i vaccini, grazie Chetti, i vaccini, il target di immunizzare entro l'estate, tutti i vaccinati entro l'estate, in alcuni, almeno a livello europeo, il dato europeo. Secondo lei, il nostro target, quello di cui si sta parlando dei 30 milioni, è un dato centrabile, un target realizzabile o no? Stando così le Beh, cose, poi ha guarda. visto tutti questi ritardi, anche Johnson & Johnson, poi hanno detto che invece pare che rispetteranno i termini. Ma guardi, sicuramente è un obiettivo ambizioso.
e noi dobbiamo utilizzare sempre qualche misura di paragone per vedere se è realizzabile o meno. Cioè, l'Inghilterra ha effettuato circa 24 milioni di immunizzazioni in 3 mesi, quindi significa 7 milioni al mese. Ora, per immunizzare, per proteggere, è con una dose sola, quindi per fare 2 dosi significa che noi per fare come l'Inghilterra dovremmo più o meno raddoppiare e avere 40 milioni di dosi in 3-4 mesi. Non dico che non voglio essere pessimista, che sia impossibile, comunque penso che io e tutti quanti gli italiani vogliamo essere sorpresi di poter fare meglio dei nostri vicini europei, insomma. Di Sputnik invece che cosa pensa, professore? Ma guardi, senta, lo Sputnik è un vaccino che usa una tecnologia molto simile a quella di AstraZeneca. Induce una produzione più o meno degli stessi livelli, quindi io veramente non vedo tutta questa grande eccitazione sullo Sputnik. Casomai bisognerebbe chiedere alla Russia perché lo vende agli altri e non immunizza i propri cittadini. Vabbè, comunque detto questo, il problema dello Sputnik è che ci deve essere qualcuno che prende tutti i dati prodotti dalla Russia, li presenta all'EMA Certo. e l'EMA verifica se questi dati sono trasferibili, in termini di qualità, in termini di tracciabilità, ai criteri che vengono utilizzati per l'approvazione dei vaccini in Europa. Guardi, è molto semplice, non è che l'EMA agisce di moto proprio. Un farmaco, un vaccino viene approvato quando c'è qualcuno che chiede che venga approvato. Non c'è Chiarissimo. stato. E quindi non è approvato, punto.